Va bene, comunque grazie a tutte voi di essere presenti e di essere venute numerose per assistere all'inaugurazione di questa mostra, quindi per vedere le opere di Carlo Piemonti, per ascoltare anche quelle quattro parole che io ho da dire sul suo lavoro. Allora, io esordirei così, conosco il lavoro di Carlo Piemonti da ormai numerosi anni, abbiamo avviato una collaborazione direi proficua già quella prima mostra che fu realizzata nello spazio storico di Giulia a Trieste in via Madonna del Mare. Fu un incontro quasi casuale in realtà, eravamo molto più giovani, direi che Carlo era quasi in berbe, cioè tornava da poco dagli studi dell'Accademia Liberale di Milano e tornando in zona era uno dei pochi che in realtà conoscesse già la rivista Giulia, questo è un suo merito. Quindi essere qui significa anche confermare questo sodalizio e portare sul territorio anche la diffusione di questa rivista che comunque esiste ormai da 33 anni. Se non vogliamo che sia gli anni di Cristo che poi ci arriviamo e moriamo, speriamo che tutti voi la apprezziate, la prendiate in mano, vi abboniate eccetera eccetera. Anche perché sulle pagine della rivista comunque sono state date delle testimonianze a favore delle opere di Carlo Piemonti e non ne mancheranno anche altre in seguito, quindi diciamo come dire come premessa è una bella lesion, non proprio d'amore, ma insomma in qualche modo può essere un ragionamento di collaborazione aperta. Allora questo giovane autore che capitò da me si propose con dei quadri che tutto sommato avevano senz'altro dei soggetti diversi, ma la cui tematica, figura sfondo, a livello stilistico, era già presente in nuce in quelle prime opere. Prime opere che quattro avevamo sviluppate, io direi, su quattro cicli pittorici. Tanto è vero che la mostra non è una mostra realizzata anno 2013, è una mostra che va dal 2010 ad oggi, quindi quattro cicli pittorici sono configurabili, interpretabili, anche se uno solleva semplicemente lo sguardo e oppone una parete all'altra, capisce subito che si tratta di opere che hanno una tematica diversa dalle altre, che hanno anche uno sviluppo, quindi non solo nel contenuto, ma leggermente anche nella forma, leggermente diversa. Ora, se la cifra stilistica di sfondo rimane sempre quella di prendere una figura, raffigurarla e cancellarla, in qualche modo, che sia il colore 1, oro, bianco, nero, grigio, oppure azzurro che esplode, un rosa che esplode, ecco beh, questi quadri alla fin fine sono tutti tra loro uguali. Se noi ci soffermiamo su quest'altro dettaglio, cioè quello che io prima ho indicato, e cioè i quadri di ciclo del colore oro, i quadri col ciclo color sabbia, i quadri col ciclo, diciamo così, più erotico, con la dominanza di questo rosa sciocchi, oppure la ballerina che cammina sul filo nello spazio, ecco allora che possiamo parlare di quattro cicli pittorici. Questo è anche cifra stilistica della ricerca che muove il lavoro di Carlo Piemonti, come dire, un autore che non sta fermo, non sta lì appeso alla mangiatoia, dice boh, ho trovato questa soluzione e la ripropongo all'infinito, come fosse un taglio di Lucio Fontana, perché alla fin fine è facile, lo metto da una parte o dall'altra e continuo all'infinito a fare sempre questo taglio. Ora il taglio in Carlo Piemonti è sempre presente ed è questa pennelliata, questa svirgolata che quasi può essere un movimento futurista che ritorna in tutte queste opere, ma gli altri elementi della ricerca sono movimentati da innanzitutto una ricerca sul pigmento, quindi sul colore, sul cromatismo, e poi una ricerca anche del soggetto. Noi se dovessimo essere, come dire, subdoli, potremmo dire che in verità il soggetto è sempre quello femminile. Cioè Carlo Piemonti non sembra in questi quadri raffigurare fiori, nature morte, eccetera, sempre ho il volto, il corpo della donna che viene ritratto, però il taglio che viene dato, o perché è una macrofotografia, usando un termine fotografico, o perché sono delle scene a lunga distanza come una prospettiva in campo aperto, o perché sono parti del corpo viste in maniera parziale, ecco che anche queste cose qui sono tematiche che caratterizzano e tipicizzano il suo lavoro in maniera specifica. Quindi potremmo dire i ritratti, le scene, diciamo, marine, estive, dice siamo ancora in inverno, beh, fra poco arriva il caldo e possiamo già avere questa anticipazione, no? Le scene, diciamo così, erotiche, con le fusioni, i baci, gli aneddoti più o meno piccanti, suggeriti, nulla di esplicito, nulla di provocatorio, tutto molto contenuto, no? Tutto molto casta. Oppure, ripeto, l'ultima figura, quella con lo sfondo azzurro dominante,
della ballerina sui tacchi alti, diciamo così, che sembra ballare nello spazio, ecco. Che ricorda peraltro una vecchia performance di un grande equilibrista che faceva questo passaggio, non so se ci ha pensato il Carlo, lo dico qui, tra i grattacieli di New York, e poi alla fine è morto in maniera così, come dire, come capita a tutti quanti, no? Cadendo su una buccia di banana. Ecco, allora questa è un po' la premessa per introdurre e spiegare questa mostra. Ma ovviamente gli elementi sono anche altri, noi possiamo vedere e cercare di capire quali sono le cose che veramente caratterizzano il suo lavoro e quali invece in qualche modo sono estranee, sono esterne, non ci sono. Allora possiamo dire che senz'altro non è questa la pittura della sofferenza. Non è che Carlo Piemonti è una persona che soffre e che fa vedere questa sua malattia nei quadri, no? Non è un Van Gogh che alla fine escluso dalla società, oppure come dire, escluso anche dall'amicizia verso una persona che amava dentro la società, citazione Gauguin, alla fine anche deturpa il suo volto tagliandosi le orecchie e poi votandosi il suicidio, no? Ecco, sicuramente Carlo Piemonti non è un autore che parte da un delirio per arrivare a un quadro. È un attore, direi, semmai dell'esaltazione e della gioia, perché nel corpo femminile vede un'immagine che può essere un'immagine di vita, vitalistica. Altri autori nel Novecento hanno tratteggiato il corpo femminile in maniera anche spudorata, da tutto l'espressionismo espressionismo tedesco a quello che era l'espressionismo fort, invece quello era la Matisse. Troviamo continue testimonianze del corpo femminile. Però in quel caso erano, nel primo caso, quello di Bruck, espressionismo tedesco, era un corpo quasi a ritratto sociale, quasi con denuncia, sempre come una protesta. Ecco, nei quadri di Piemonti non vediamo tutto ciò, semmai si propende per un'accezione gioiosa, quindi direi che senz'altro, da questo punto di vista, escludendo la sofferenza e il dolore sociale, tutta la pittura di Carlo Piemonti è votata in verità come fosse un inno alla vita. Dopodiché potremmo andare all'infinito a cercare, no, queste tracce e vedere come una esclude l'altra, ma vorrei saltare di palo in frasca e raccontare quello che a mio parere è un processo tecnico di questa pittura e che trova un suo substrato in una corrente culturale che negli anni 90 ha avuto molto successo in Italia, ha avuto anche per un attimo una grande visibilità di mercato, ed è il cosiddetto medialismo. Ha un nome che forse qua oggi non dirà molto, però a seguito della grande onda pittorica del transavanguardia, con un nome che forse più è conosciuto nel pubblico, e quindi del grande contrasto tra Bonito Oliva, che era il ritorno alla pittura, e l'arte povera, che era un po' il consolidamento delle situazioni post-santottine, ecco che esplode negli anni 90 un ragionamento sul fare pittura non più ragionato sulla storia, quindi sulla rivisitazione delle avanguardie storiche attraverso percorsi anche in diagonali, quasi di scorcio, quasi come dire laterali, manieristici, secondo la definizione di Achille Bonetto Oliva, ma questo nuovo critico, questo critico più giovane di un'altra generazione, Gabriele Perretta, dice, sostiene che tanta storia dell'arte, e in questo abbia dato atto, ha ragione, ha nei secoli lavorato su un medium presente, radicato o nella storia oppure in età contemporanea, con presente la nostra vita. Traduciamo, l'epoca del manierismo ha lavorato sulla grandezza di Michelangelo, no? Considerato i limiti inavvicinabili, da lì non possiamo procedere, ecco che quindi ci votiamo alla perdita. Perdita della natura, perdita di quello che è il parametro della società, possiamo rispetto a questa crisi trovare tutte le giustificazioni che vogliamo, però è una pittura della crisi, una pittura della meditazione e talvolta una pittura della crisi. Ecco, io non credo che Carlo Piemonti sia una pittura della crisi e della meditazione. Allora in cosa questo medialismo contemporaneo lo troviamo qui, no? Di nuovo vivo, presente, eccetera. In cosa Gabriele Perretta diceva e ragionava in termini di un medium contemporaneo che non fosse crisi? Ma è molto semplice. Noi continuamente ci confrontiamo con le immagini, guardiamo la TV, leggiamo i rotocalchi, immagini su Facebook, immagini via web, spedite, analizzate, manifeste in città, quotidiani che sfogliamo in maniera frettolosa, sono scritte con i titoli ma anche delle immagini. Allora, se noi invece di guardare alla natura, il parco della Via dei Finetti, invece di guardare gli animali,
la gallina nell'aia di Saba, eccetera. Pensiamo a delle cose che sono già state assorbite dalla nostra cultura. Secondo un trasferimento di semplificazione e li traduciamo in pittura, noi creiamo un aggancio tra quello che possiamo dire un mondo popolare contemporaneo, la cultura bassa, e la cultura alta di cui l'autore si fa interprete. Cosa c'entra Carlo Piemonte e tutto ciò? Mica usa i giornali, i media, l'autocalco, eccetera. Non usa questi strumenti di diffusione di massa, ma siccome tutta la sua pittura dal punto di vista tecnico si basa su un supporto precedente di tipo fotografico, cioè sull'analisi dei soggetti attraverso il filtro della fotografia, ecco che noi possiamo trovare un aggancio, un connubio tra questi ragionamenti di Gabriele Paretta, ancora datati 1990 e qualcosa, e la pittura contemporanea di Carlo Piemonte, che va in altra direzione e procede su altri binari senz'altro, però sempre filtrata da un qualcosa che viene prima. Ecco, in questo filtro io credo che si possa parlare di medialismo, il termine che forse potrà suonare strano, stravolto, al quale l'autore sarà indifferente, ma sappiamo com'è sono le cose dentro il sistema dell'arte. C'è un artista, ha un consenso dentro la propria famiglia, trova un consenso presso gli altri autori, trova un consenso presso un gallerista, trova un critico che dice delle stupidaggini, sono io, le cose non si trovano magari tra loro d'accordo, però il sistema cammina secondo linee parallele e magari anche le mie parole possono portare Carlo Piemonte a meditare sul suo stesso lavoro. Cioè, come dire, molte volte le cose non sono così manifeste come si credano, si producono ma non siamo coscienti di quello che si fa. La testimonianza dall'esterno serve anche a dare coscienza, o non dico tanto a motivare, a spiegare, a dare costruire tutto un castello teorico, eccetera, ma senz'altro a definire una cornice che può essere utile a voi, a me che mi sto chiarendo le idee in questo momento, e all'autore stesso che magari può trovare degli ulteriori spunti. Ora, detto questo, ne potremo anche concludere. Possiamo però ulteriormente dire qualcos'altro se non vi sto annoiando. Ad esempio, queste opere come si contestualizzano nella nostra epoca, nella nostra contemporaneità? Cioè, trovano un modo di affratellarsi con quello che è il grande sistema dell'arte? Non so, pensiamo a Cattelan, lo conoscono tutti. 2,5 milioni il valore di un'opera, dice, ma allora quanto costa un'opera di Carlo Piemonte? Ce la compro, devo pagare 2,5 milioni? No, senz'altro. La cifra può essere più contenuta, quindi tutti voi sapete che potrebbe avere un'opera di Carlo Piemonte sicuramente una cifra limitata, 500, 1000 euro, 800, 2000, ecco, siamo in cifre contenute. Allora, come sta questa cifra dentro un massimo sistema? Come sta quest'opera in rapporto a tutto quello che è il mondo che ci guarda, no? Il mondo che ci circonda? Allora, la prima cifra, che è quella dell'economia, è una cifra di potere. Se una persona sta a Trieste o sta in Friuli o sta in Italia, siamo penalizzati. E quindi l'opera non può scalpitare, non può galoppare. Quindi questo mettiamolo da parte. Rispondiamo al quesito culturale. Come sta quest'opera in dialogo con tutto il resto del mondo? Come sta in rapporto a Cattelan, a Terminista, eccetera? Perché se uno lavora, se uno va a Punta della Dogana, alla Fondazione Pinol, ecco, vede che le opere lì esposte non risentono neanche per nulla di un linguaggio di questo tipo. Allora c'è da dire questo, che io credo che dopo il grande merito di Bonetti Oliva del ritorno alla pittura negli anni dal 79 in poi, qualcuno disse che la pittura non è mai scomparsa, perché Baselitz dipingeva prima del 1980, Lucien Freud dipingeva prima del 1980, Bacon era vivente e dipingeva già nel 45, quindi la pittura non era scomparsa, era stata messa da parte per favorire un credo artistico culturale dentro il Novecento che aveva creato un discrimine tra la pittura, quindi Picasso, e il concettuale, e cioè Duchamp. Allora, per ritornare a noi, il merito di Bonetti Oliva permette oggi a Carlo Piemonte di dipingere. Quindi dobbiamo dire grazie a un grande critico italiano, ormai superato gli 80 anni, eccetera, che ci ha permesso di non vergognarci di fare pittura, di esporre questi quadri, di commentarli e di pubblicarli, anche se è il caso, nelle riviste, oppure di metterli in rete, visto che abbiamo anche la TV che ci riprende.
Bene, io ringrazio tutte voi della vostra pazienza. Se avete delle domande, siamo qui per rispondere. Questo è un modo di controparte.